Buongiorno, eccoci all'appuntamento con le notizie del mattino. Oggi è martedì 31 marzo. Gli ultimi due casi di coronavirus emersi a Sciacca preoccupano la comunità locale. Per la prima volta non si tratta di persone che hanno avuto contatti con il reparto di medicina dell'ospedale Giovanni Paolo II, ma casi esterni, soggetti cioè che hanno contratto il virus lontano dalla struttura sanitaria. Tutto ciò alimenta ovvia apprensione. Le due persone, un trentenne e un 54enne, sono state sottoposte a tampone presso la tenda triage che sorge nel piazzale d'ingresso dell'area di emergenza dell'ospedale e dopo l'esito positivo sono state invitate a rientrare a casa in regime di isolamento domiciliare assistito. Hanno dei sintomi, ma le loro condizioni sono discrete. Non è stato necessario disporre il ricovero. Naturalmente sono state attivate tutte le procedure del caso con la individuazione dei contatti più recenti per tentare di arginare la diffusione del virus. Nel frattempo, tra ansie e timori, la città continua a rispondere abbastanza bene agli appelli quotidiani di rimanere in casa, nella prospettiva che solo con questa precauzione si può fermare la catena del contagio. E ieri pomeriggio si è tenuta in videoconferenza una riunione tra l'assessore regionale per la salute Ruggero Razza e la conferenza dei sindaci della provincia di Agrigento, che sempre ieri hanno diffuso una durissima nota sulla inefficienza dell'ASP in tema di notizie ed informazioni ai primi cittadini. Vi hanno preso parte i sindaci dei comuni sede di strutture ospedaliere: Carmelo Pace, Francesca Valenti, Ettore Di Ventura, Giuseppe Galanti, Lillo Firetto. Nella sua doppia veste di primo cittadino di Montevago e presidente della Commissione Sanità del Parlamento siciliano è intervenuta la deputata Margherita La Rocca Ruvolo. Alla riunione hanno preso parte inoltre i vertici dell'ASP di Agrigento, Alessandro Mazzara e Gaetano Mancuso. Si sono aggiornati i casi positivi, le persone rientrate nell'isola, ma anche si è fatta la previsione di adeguati posti letto di terapia intensiva e di degenza ordinaria, la più rapida trattazione dei tamponi rinofaringei e dei loro esiti, l'individuazione di adeguati percorsi interni nell'ambito delle strutture ospedaliere per dividere le aree Covid da quelle ordinarie. L'assessore Razza ha confermato che è prevista l'attivazione in provincia di 203 posti letto dedicati al Covid-19. Di cui 23 di terapia intensiva. A tal fine le ditte affidatarie dei lavori stanno ultimando i posti letto a pressione negativa che la provincia di Agrigento non aveva mai avuto in passato ed è attiva dall'inizio dell'emergenza la strutturazione di aree dedicate ad Agrigento e a Sciacca. Nell'ambito del bacino, il DEA di secondo livello di Caltanissetta svolge funzioni di supporto nell'ambito della convenzione attivata. Nel contesto della discussione, del confronto, si è parlato anche della necessità di un maggiore coordinamento tra gli enti che stanno affrontando l'emergenza coronavirus e l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Quest'ultima si è impegnata ad avere contatti costanti, continui, quotidiani con i sindaci. Intanto si è innalzato il numero di casi in provincia di Agrigento. Secondo i dati diffusi dalla regione siciliana sono 86 aggiornati alle 17 di ieri pomeriggio, così come segnalati dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Nel resto della Sicilia questa è la situazione: a Caltanissetta 63, a Catania 405, a Enna 183, Messina 280, Palermo 229, Ragusa 30, Siracusa 62, Trapani 70 casi. Interessante è il risultato di uno studio di ricerca effettuato dall'Istituto Einaudi per l'economia e la finanza, basato sui dati forniti ogni giorno dalla Protezione Civile. Secondo l'Istituto, il periodo compreso tra il 5 e il 16 maggio potrebbe vedere il possibile azzeramento dei casi di coronavirus in Italia. Sulla base dei dati del 29 marzo emergono delle stime per ciascuna regione. Per la Sicilia la data indicata dalla previsione sarebbe il 14 aprile. In sostanza, tra la seconda e la terza settimana di maggio l'incubo dovrebbe finire con l'azzeramento totale. La proiezione verrà rivista e pubblicata ogni sera sul sito dell'Istituto dopo gli aggiornamenti della Protezione Civile. È una previsione rassicurante, ma molti continuano a restare cauti. È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, a più tardi per gli aggiornamenti.